Bentornati a quest'altra nuova puntata. Visto che il Natale è già passato da un pezzo, vi voglio parlare di un gioco che forse era perfetto per il periodo. Ma ormai è inutile piangere sul latte versato. Vi voglio parlare di un titolo che è un tie-in videoludico tratto da un film incredibile. Ha per protagonista Jim Carrey e l'avrete visto certamente qualche spezzone nei due episodi di Mamma ha perso l'aereo. Cos'è? Il dottor Seuss, quanti di voi lo ricorderete? Forse per Ordone il mondo dei chi, ma lui stesso aveva scritto un racconto natalizio, bizzarro ma molto riflessivo. Si tratta del Grinch, che addirittura venne trasposto in un film nell'anno 2000 con protagonista un perfetto Jim Carrey. E appunto era lecito aspettarsi un suo tie-in videoludico rilasciato proprio nello stesso anno per svariate console. Noi vedremo la versione rilasciata per PlayStation 1. Se ovviamente dovremmo vedere la storia, beh, non è che c'è molto da dire. Segue molto le vicende del film, in cui il nostro caro Grinch odia il Natale, semplicemente perché in quel periodo tutti l'hanno preso in giro, ovviamente. E da allora lui si isola da tutto e da tutti. E ovviamente sta per compiere in atto una sua vendetta contro il Natale. Ma non ve la voglio dire, cari amici, se no altrimenti vi rovino la sorpresa, Ma lasciamo perdere questo aspetto e vediamo da vicino il titolo in sé. Vediamo per prima la grafica. Sul lato grafico il gioco come risulta? Beh, per essere un gioco rilasciato su PlayStation 1 non è male. Certo, se visto di meglio, ma risulta molto gradevole. Ambientazioni proprio tratte dal film, ben realizzate nel design, molto fiabesche, si fa per dire, e anche simpatiche tutte quante da vedere, grazie anche all'ottimo utilizzo di luci ed effetti di ombra. Anche i personaggi, diciamo, sono discretamente realizzati. Certo, forse sono troppo legnosi nei movimenti, ma del resto non è che possiamo pretendere tanto da una PlayStation 1. Ma sinceramente si è anche visto di meglio. Ma chi se ne frega? Il gioco è discretamente bello da vedere. The Grinch can propel himself high into who air by using the rocket spring to bounce him up there. In order to get the jump action he desires, the Grinch must give the coil all the rank eggs it requires. Poi per quanto riguarda la parte audio, non è realizzato male. Abbiamo degli effetti sonori proprio ironici e fiabeschi, che sembrano proprio tratti dai cartoni animati che sono stati rilasciati durante gli anni Ottanta. Poi abbiamo anche delle musiche di sottofondo che non sono proprio tra le più originali che abbiamo mai sentito, un pochettino troppo ripetitive, ma del resto chi se ne frega, e sono pur sempre gradevoli per un gioco del genere. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, cos'è il gioco Il Grinch? È una sorta di action game stile Mario 64 Jax. Il nostro scopo è quello di muoverci all'interno di ambientazioni tridimensionali, veramente tridimensionali ovviamente, e certamente fare degli obiettivi che sono stati imposti al nostro protagonista, il Grinch ovviamente. Lui, visto che odia il Natale, deve semplicemente rubacchiare i regali agli altri bambini per cercare di far sparire la felicità vera e propria. E ovviamente vi dico che la difficoltà non è per niente alta, insomma, non è neanche troppo bassa, sta nel livello della media. E lui deve semplicemente risolvere queste tremende situazioni dal suo punto di vista.
E tenete presente che ci sono alcuni momenti in cui sembra di giocare quasi a Splinter Cell. Lui non può neanche farsi vedere alla luce del giorno, perché semplicemente qualcuno lo aggredisce. Poi può fare anche un sacco di mosse speciali, che non ve le voglio dire tutte. Ma vi dico soltanto, divertimento assicurato. Se volete un gioco carino che riguarda un film che sicuramente avrete visto tutti quanti voi, o che avrete visto i cartoni animati che avranno accompagnato la vostra infanzia, provate a dare un'altra possibilità a El Grinch. Beh, cari amici, vi aspetto al prossimo video. Vi aspetto, non mancate!